per gli Etnei, tre punti davvero d'oro conquistati grazie al gol dell'ex Marino. Andiamoci a vedere le azioni principali della gara. Al quinto minuto il tiro di Briano viene deviato in angolo. Poi andiamo a vedere poco più tardi, al quindicesimo, il tiro di Bellotti stavolta e in due tempi para Onorati. Ancora il guardo in avanti, la punizione di De Angelis, colpo di testa di Tedoldi e la palla deviata ancora da Onorati finisce di nuovo in corner. Poi la testa è di Cicconi e la rovesciata in area acrobatica di Torino, la palla finisce fuori. 35esimo, punizione per l'Atletico Catania, tocca Bombardini, la botta è di Bugiardini, in angolo ci pensa a mandare Savorani. Al 45esimo sulla destra il cross di Torino, Cicconi tocca di testa ma la sua conclusione non impensierisce il portiere avversario, anzi finisce fuori. Siamo alla ripresa e c'è subito il gol della vittoria dell'Atletico Catania. Lo realizza Marino, fa tutto da sé, si libera in aria e batte in controtempo, lo prende il portiere avversario Savrani. È il risultato che deciderà, come abbiamo detto, la gara. Il Gualdo si butta in avanti e potrebbe pareggiare poco dopo, il cross di Tedoldi, Cicconi non tocca la palla da posizione molto favorevole. Poi c'è un tiro ancora di Cicconi senza pensieri per il portiere Onorati, ci prova Briano, la palla finisce fuori. Ancora il Gualdo, questa volta la conclusione di testa di Bellotti, al centro nessuno, approfitta del passaggio del compagno. Cecchini per l'Atletico Catania, la palla finisce fuori. Il Gualdo prova ad attaccare per tutto il resto della partita ma senza più pericolosità e la gara finisce 1-0.